Presidente di Promotur Stefano Mazzolini, di nuovo la nazionale azzurra sulle piste del Friuli Venezia Giulia, questa volta le ragazze dello slalom e del gigante sullo zoncolan, e sembra insomma che siano ancora una volta tutti contenti, no? Beh, difatti questa è la verità, di nuovo la nazionale italiana sceglie il Friuli Venezia Giulia per gli allenamenti, nello specifico zoncolan, ma non solo, anche le ragazze slovene. Nei prossimi giorni sicuramente avremo ancora delle sorprese e delle visite di nazionali non solo italiane ma europee. Gli altri giorni proprio la Svezia si allenava a Tarvisio, nei prossimi giorni aspettiamo appunto le altre squadre che hanno chiesto di poter ritirarsi e allenarsi sulle nostre nevi. E naturalmente adesso ci sono buone notizie, perché insomma adesso tutti i poli sono a pieno regime, quasi a pieno regime o totalmente. Ma questa è un'informazione importante che dobbiamo dare: tutti i poli sciistici sono al 100%. Con le nevicate di gennaio più la neve artificiale e il freddo di questi giorni ci ha permesso, per questo fine settimana che entra, di poter aprire al 100% tutte le piste, quindi da Piancavallo, lo Zoncolan a Tarvisio e comunque anche Sauris, per esempio, ricordiamo Fone di Sopra e Sena Nevea. Penso che questo fine settimana sarà un fine settimana di tutto esaurito sicuramente.